male. Spazio eventi on air. Ed eccoci qua di tre, alle 19.47 in questo istante, in attesa del collegamento con la parte dedicata alla rubrica Giusto e Ingiusto con l'avvocato Emilio Capuano, legale rappresentante di Terza Pagina Magazine. Beh, Sandra, veramente qualcosa di speciale, unico. Bella. Daniele, tu che ne pensi? Veramente, eh? Io ero piccolo, io me lo ricordo perché ero al Pincio. Appunto, anch'io ero piccolo e stavo lì e guardavo Pulcinella. A Villa Borghese. A Villa Borghese, no, credo. A noi al Gianicolo. A Gianicolo, a voi al Gianicolo. Ok. No, io me lo ricordo bene, probabilmente fantastico. E noi saremo lì. Bene, allora passiamo subito al prossimo, il nostro legale rappresentante di Terza Pagina Magazine, facendo parte della redazione. Diamo il benvenuto all'avvocato Emilio Capuano. Buonasera a te, Emilio. Buonasera Alessandro. Buonasera, eccoci qua. Oggi qui abbiamo Sandra Silvestroni, Daniele Zalle qui in ciao avvocato. Eccoci qua. Allora, caro avvocato, oggi abbiamo qui la domanda di Dio, una domanda che ho pensato di aprire con te oggi. La seguente. Allora, l'estensione dello stato di emergenza sino al 15 ottobre in contrasto con realtà di fatto nella gestione ordinaria della vita quotidiana. A che cosa ci comporta tutto ciò? Bella domanda. Sì, direbbe mezz'ora. Sì, ma mezz'ora non abbiamo. Allora, sì, il problema è molto... Intanto abbiamo questo proclamazione, diciamo, di prosecuzione di stato d'emergenza che ha fatto il presidente Conte fino al 15 ottobre e che quindi mantiene in essere tutti i provvedimenti che il governo ha preso riguardo alle attenzioni che bisogna avere, ai comportamenti da avere durante la vita quotidiana per prevenzione in questo coronavirus. Il problema è che di fatto questo è un provvedimento che è in netto contrasto, questo è un mio parere personale ovviamente, è in netto contrasto con quello che sta succedendo nella vita quotidiana. Cioè, credo che sia un provvedimento prettamente politico, non un provvedimento sanitario. Provvedimento politico atto a permettere a quelle commissioni istituite, di poter proseguire in quelle opere che sono state iniziate sotto una situazione emergenziale, che se dovesse decadere una situazione emergenziale non potrebbero più proseguire, tipo la scuola, perché è chiaro che se sotto un commissario per la scuola si può stabilire di spendere tot milioni di euro o tot centinaia di mila euro per comprare i banchi, per creare la scheria e tutto quanto, se decade la situazione emergenziale, decade il commissariamento e decadono questi provvedimenti. Perché dico questo? Perché se fosse invece in realtà un provvedimento che in effetti dia adito a dei comportamenti poi sull'attenzione del coronavirus, non si spiegherebbero alcune gaffe che ha fatto lo stesso governo e la situazione che stiamo vivendo. Per gaffe intendo quello che è successo ad esempio con Trenitalia e con i biglietti dei treni tra il 31 luglio e il 1 agosto, in quale prima si dice a tutti quanti che non c'è più distanziamento e a distanza di 24 ore si ridà l'ordine di distanziamento all'interno dei treni. C'è una gran confusione, questa è la realtà dei fatti, e quindi c'è uno stato emergenziale dichiarato dal governo, ma di fatto c'è una vita quotidiana in cui sinceramente, ormai girando spesso anche per l'Italia, sono stato all'Aquila, sono stato a Imperia, sono stato in giro, sono stato poco fa a Penino Aperitivo, a Roof Garden qua a Roma, distanziamento non c'è, nel senso non ci sta nessuno, perché uno va a prendere l'aperitivo, si siede a un tavolo senza dichiarare se sei congiunto o non sei congiunto, riprende il tuo aperitivo, si sta attenti all'entrata se c'è la febbre o non la febbre, si deve avere la mascherina che appena parti l'angolo te la togli, e questo nelle situazioni normali. Se poi parliamo di, come ho già detto, di discoteche, locali, situazioni di movita serale, non c'è nessun provvedimento, neanche sugli autobus ci sta più, sugli autobus c'è stato il caos più totale. Stamattina sulla metropolitana mi hanno raccontato che era una giornata di ordinaria follia praticamente, quindi c'è qualcosa che non quadra francamente. Sandra? Sì, nel senso che il problema è che da utenti, diciamo, no? Da cittadini,
non vediamo coerenza, no? Anche se poi effettivamente, secondo me, anche se si è abbassato, diciamo, no, il numero degli infetti o dei possibili contagi, io sono convinta che non si può cantare vittoria. Quindi l'unico problema è una gestione coerente di tutte le situazioni, perché magari appunto si passa da un eccesso all'altro. Però il problema è che non possiamo pretendere che il governo e le forze di polizia o carabinieri facciano tutto questo. Cioè, faccio un esempio: se c'è un provvedimento in cui si dice che negli autobus pubblici a Roma ATAC, a Milano ATAC o quello che sarà, ci deve essere un distanziamento, non è che possiamo pretendere che la polizia e i carabinieri si mettono tutti gli autobus, è l'azienda, o proprio l'ATAC se si parla di Roma, che dovrebbe controllare in partenza durante il tragitto che non entrano più di quelle persone. Se proprio gli autisti o gli stessi dell'ATAC fanno entrare chi vuole dentro l'autobus, la responsabilità è loro. Certo. Se non ci sono ispettori, già non esiste un ispettore per controllare chi paga il biglietto o no, ma qui ci devono mettere il doppio per controllare la situazione dentro gli autobus, alle partenze e durante il tragitto. Non ci sta, non possiamo pensare che noi prendiamo ad esempio una città come Roma e prendiamo gli agenti di polizia commissariale di Roma e li mettiamo su tutti gli autobus, li mettiamo là e non vanno da nessun'altra parte. Cioè, qui ognuno si deve rendere partecipe. Il problema è se devono fare i controlli alle aziende e poi multare le aziende. Altro esempio è quello là dei treni, cioè, che poi succede quello che succede con Italo, che prende e annulla improvvisamente 8.000 biglietti, cioè, con ricadute poi ovviamente sul cittadino. Cioè, bisogna dare le indicazioni. Il problema è che dovrebbero carabinieri, forze di polizia, guardia di finanza, polizia locale verificare che non il singolo cittadino o il singolo autista si comporti in un certo modo, ma che le aziende adottino certe situazioni, perché se no le aziende vanno chiuse, punto. Come il discorso, se in fabbrica devono starci massimo 20 operai e la fabbrica ha 50 operai, 30 stanno in cassa integrazione smart work e gli altri stanno dentro. Se vado a fare un controllo e dentro quella sala o l'officino, dentro quel magazzino ce ne stanno 35, io chiudo il magazzino. Questo è il discorso, ma non possiamo pensare di poter dislocare in ogni singolo posto qualcuno che controlli. C'è purtroppo una leggerezza da parte dei cittadini, degli stessi enti locali, degli enti sociali, che stanno prendendo questa cosa un po' sotto gamba, senza rendersi conto che c'è un problema di possibile ritorno, perché ancora non ha toccato in pieno l'Italia, ma sta toccando vari paesi dell'Europa, dove, attenzione, normalmente agosto, che per noi è vacanza, per loro è ripresa, perché le vacanze le fanno a luglio. Tipo Inghilterra, Francia, la Spagna un po' tipo noi. Qui il problema sussiste. Se per questo ci mettiamo che abbiamo cominciato a far rientrare, scusate il termine, cani e porci in Italia da tutte le parti senza controlli, è chiaro che poi il problema sussiste. Ma guarda, potrebbe sussistere. Te ne dico una ultima, visto il telegiornale di oggi, il TG3, ho notato, io ho visto, a parte ci passo quasi tutti i giorni, questi pullman che arrivano con il carrettino dietro con i bagagli e tutto quanto, credo un paio di volte a settimana, e poi sì, qualcuno ne quelli ha che parlato, vengono dai paesi dell'est, chiaramente Moldavia, Romania, Bulgaria, e non c'è nessun controllo. Quindi sì, hanno fatto bim bum bam sui giornali dicendo che la stazione degli autobus dei pullman tipo avrebbero controllato, hanno dichiarato proprio in realtà proprio... siccome da là partono parecchi pullman che vanno anche in Calabria e in Puglia, c'è amici che vanno, dice qui i controlli non ce ne stanno, arriva chiunque arriva e basta, punto. Questa è la verità, insomma, capito? Tranne i casi dei paesi dei bulgari, che sono gli unici che vengono controllati in questo momento, quando arrivano. Ma ripeto, cioè, c'è una disorganizzazione, nel senso, c'è un gran parlare, facciamo, creiamo una situazione emergenziale. D'altronde il nostro paese è l'unico paese che ha una situazione emergenziale in piedi fino al 15 ottobre, che tutti quanti l'hanno annullata come nazione. La Spagna non ce l'ha, l'Inghilterra non ce l'ha, hanno delle situazioni regionali che vengono gestite regionalmente, come la Catalogna in Spagna, come la zona del sud della Francia, come alcune zone del nord dell'Inghilterra, ma come nazioni, l'unica nazione che attualmente ha riprogrammato uno stato emergenziale e l'ha spostato fino al 15 ottobre è l'Italia. Questo è il problema, dove obiettivamente ci sono minori casi, questo dobbiamo dirlo, in rispetto agli altri paesi europei.
importanti, non paesi europei piccoli dove, tipo Croazia, dove praticamente i casi sono stati minimi, ma di quelli più importanti sicuramente l'Italia è la nazione che ha minori casi di positività in questo momento. Adesso diciamo il paese che ne sta diciamo colpito da tanti punti di vista è anche la Grecia. Sì, una zona della Grecia in particolare, non tanto le isole quanto la zona interna, perché sulle isole c'è molto poco. Daniele, per chiudere con l'avvocato. Guarda, una domanda velocissima. Lo stato d'emergenza non permette di agire più velocemente su chiusure, zone rosse, insomma, contenere più velocemente il danno, insomma, il propagarsi del... Daniele, mi è mancato l'inizio della domanda, cioè se questo stato emergenziale può aiutare a fare questo? Sì, esatto. Sì, certamente, questo sì, è ovvio. Stato emergenziale da pieni poteri al Presidente del Consiglio. Quindi è ovvio che se volesse istituire delle zone rosse ci mettono 24 ore a farlo. Mm-hmm. Quindi cioè, principalmente è per quello, ok? Che, Diciamo di sì, anche se poi Lombardia insegna, siccome ormai è tutto delegato alle regioni, è tutto relativo. Cioè, o i poteri sono pieni o non sono pieni, perché avere dei poteri e poi delegarli alle regioni non ha senso. Le faccio un esempio molto tipico. Per istituzione proprio del governo, per proclamazione nazionale del governo, le discoteche devono essere chiuse in tutta Italia. Dopodiché viene delegato, ed è il motivo per cui non si fanno neanche i concerti, se per questo, bene. Dopodiché viene delegato alle regioni di poter decidere in base alla situazione regionale, dicendo che se per qualche motivo aprono le discoteche in quella regione e poi c'è un problema, ne risponderanno i presidenti di regione. Che senso ha? Certo. Noi ci troviamo regioni d'Italia dove le discoteche non sono aperte e regioni d'Italia dove le discoteche sono aperte e si balla esattamente come un anno fa in piena estate, senza nessun tipo di distanziamento. Eh sì. Avvocato, noi siamo in chiusura, io ti ringrazio come sempre del tuo input proprio qui a Terza Pagina Magazine, legale rappresentante di Terza Pagina Magazine. Noi ci sentiamo poi dietro le quinte più tardi e a presto, avvocato. A prestissimo, a voi buon proseguimento di trasmissione e un arrivederci a tutti gli ascoltatori. Grazie all'avvocato Emilio Capuano, noi andiamo in break e poi ritorniamo sempre qui a nonelleradio.it.